anche a noi tante volte ci capita di non capire. In tante situazioni ci chiediamo: perché, Signore? Perché c'è la strada del Calvario di fronte a noi? Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. E sul monte il volto di Gesù viene trasfigurato, come avviene per il volto di Mosè, come avviene ai profeti. Vedete, credo che andando anche oltre l'esperienza biblica, quello che ci racconta la Bibbia, credo che ognuno di noi ha fatto l'esperienza di salire su una montagna, anche quando saliamo qui sul Gargano, ma quando si sale su una montagna noi acquisiamo un nuovo punto di vista, no? La montagna in fondo serve a questo, ci fa vedere le cose da un altro punto di vista. Vedete, i discepoli fanno fatica a capire, hanno bisogno del sostegno del loro maestro. Questo ci è un po' di consolazione, perché l'ombra della croce ci raggiunge, la vediamo stendersi sui nostri sentieri. Ecco, non dobbiamo meravigliarci se nel nostro cuore nasce questa confusione. Anche i discepoli l'hanno vissuta. Quali possono essere i nostri punti elevati da cui vedere la storia con un punto di vista nuovo, con un occhio nuovo? Ecco, credo che possiamo identificare almeno due luoghi. Pensiamo alla nostra liturgia. La preghiera liturgica e la preghiera personale possono essere questi luoghi su cui abbiamo bisogno di salire per vedere la nostra storia da un altro punto di vista. La nostra preghiera è proprio l'esperienza del Tabor, della trasfigurazione. Significa salire in alto con il Signore che ci guida. Significa vivere un'esperienza profonda con Lui per poter acquisire un punto di vista nuovo.